Benvenuti ragazzi nella puntata numero 19. L'ultima volta è successo qualcosa veramente interessante, ovvero gli Zitoran Marauders sono diventati la Zitoran Horde e stanno iniziando a conquistare sistemi dei nostri ex amici e ora rivali Gredis Hierarchy. Construction complete. Noto ora che non siamo ancora rivali del tutto, quindi li dichiaro adesso come rivali. Questo dovrebbe aumentare esatto la nostra influence, di parecchio anche. 477 è veramente un valore alto. Ships I Great refitted. Dis non hanno molti pianeti nella nostra zona, anzi ne hanno solo uno, Omicron per 6, tutto il resto invece, ecco, hanno replicato, hanno fatto un mirror della rivalità. Tutti gli altri pianeti invece sono qua, in questa zona qui dove c'è la capitale, questi quattro che hanno colonizzato, e poi rimane Botain, che è vicino proprio alla Horda. Vedete come stanno perdendo, perdendo sistemi. Credo che l'Horda verrà a toccare anche me, a essere sincero, ma non mi tange più di tanto. Adesso smetterò di Construction investire in complete. questa zona e inizierò a ritirarmi invece. Construction complete. Esatto, perfetto. Magari questo sì, però. Questo potrei farlo anche perché ha delle interessanti sbocchi. Andiamo a fare uno starbase di là, invece iniziamo ad espanderci di qui. Esattamente. Loro hanno tre flotte da 9.000, credo. Una è qui, a Med Crash, e le altre credo che stiano andando oltre Hieroscant e Ranugan. Il Dis Hierarchy invece continua a fare dei claim, questa volta su Sol. Li faremo anche noi comunque. Science Division report success. Li abbiamo già fatti e ne faremo ancora qualcuno sicuramente. Qua intanto possiamo andare avanti. Sapient Combat AI potrebbe Construction essere una buona idea, complete. ma preferisco andare su qualcosa di più stabile, tipo aumentare la potenza. Appunto, la potenza Ships dei nostri refitted. laser. Ships refitted. Qua abbiamo portato avanti Ships questa. refitted. Eccoli qua, stanno arrivando verso di noi. E va bene, non è un problema. Questa parte della galassia qua, questi qua, erano stati fatti solo per sottrarli agli altri. Quindi non mi crea più di tanto grossi problemi. Eccoli lì, infatti. 9.000, eh? E qua intanto gli Hieroscant se lo sono presi. Stanno andando verso Runa. La probabilità che prendano più di qualche sistema a noi è molto bassa, in realtà. Anzi, se ne sono tornati indietro. Forse vanno da altre parti. Perfetto. Ships refitted. Questo è molto interessante, allora. Per noi, purtroppo non possiamo attaccare immediatamente a guerra a Gredis. Se ve lo stavate chiedendo, vi siete persi il dettaglio nella scorsa puntata perché, avendo avuto un patto difensivo fino a poco fa, dobbiamo aspettare fino al 2392, quindi ancora 9 anni. Iniziamo ad accelerare intanto. Le nostre due flotte sono praticamente al massimo, quindi Ships refitted. tutto bene. Sotto quell'aspetto dobbiamo tentare a tutti i costi di aumentare 500, sì, ce lo possiamo permettere Construction complete. di fare il più possibile un'economia solida, soprattutto dal punto di vista dell'energia, perché sono quelle che poi faranno la differenza. Abbiamo già fatto una rivoluzione sociale e abbiamo inglobato Science Division come report semplici success. cittadini senza full citizenship le altre due razze che avevamo conquistato, e questa è qualcosa di interessante. Potrei aumentare la produzione di minerali. No, Construction complete. voglio aumentare invece la nostra scienza, se possibile. Mettiamo avanti tutto. Ships refitted.
Guardate come si stanno allargando. Hanno preso Botain, quindi hanno già preso un altro pianeta. È molto probabile che vadano in questa direzione per prendere questi pianeti qua, anche perché credo che puntino principalmente a quello. Noi intanto facciamo magari qualche claim adesso che abbiamo un po' più di punti. Allora, potremmo prendere questi in modo da chiudere tutta questa zona, mi sembra una buona idea. Non mi dispiacerebbe andare a prendere Omicron per 6 e anche Gianna, ma ho paura che siano delle zone che sono troppo vicine a noi. E voglio assolutamente andare a prendere queste. Però lì è troppo, qua l'avevamo fatti. Uno, due. Quindi, sì, direi di far così. Make claims. Adesso guardiamo esattamente quali sono perché l'interfaccia non era chiarissima. Però sì, siamo arrivati fino alla singolarità. Esatto. In realtà arrivare fino a questa singolarità qua e prendere questa zona qua ridurrebbe di tantissimi i nostri confini. In realtà diventerebbero semplicemente Paul Bankir. Science Division report success. Sì, vogliamo mantenere il tiro, se possibile. Abbiamo aumentato la naval Science Division capacity. report success. Possiamo andare magari su Starbase Capacity più 2, perché stiamo arrivando verso il limite. Proton Launchers, quello potrebbe essere interessante. Plasma Thrower, erano molto forti un tempo. Aumentiamo la Point Defense. Tanto qua ci stiamo avvicinando al momento in cui potremo dichiarare Ships guerra. refitted. Andiamo a dare un'occhiata se c'è stata qualche Ships battaglia, hanno refitted. perso un po' di flotta, perché sarà successo qualcosa, immagino. Ships refitted. E intanto possiamo Ships aumentare le refitted. nostre flotte, eh? Questo non è esattamente banale. Perfetto. Attenzione. Stavo dimenticando i pezzi. Intanto facciamo così. Questo poi lo porteremo di là. Togliamo qua perché diventa abbastanza confuso. Esatto, volevamo andare a vedere qui. Relative power. Sono ancora sopra di noi. Questo secondo me significa che non hanno fatto ancora delle vere e proprie battaglie. Intanto stanno arrivando a Corolla. Forse Xilix Ships potrebbe non essere refitted. una cattiva idea andare là. Però intanto prendiamo un pezzo per volta, non voglio fare il passo più lungo della gamba, soprattutto finché il canato è attivo. Perché poi quando questo che voi non lo ancora non sapete, non avete ancora giocato questa versione, e poi imploderà. Quando muore il Gran Khan, fa come appunto i canati terrestri. E si interrompe lì l'espansione e si frantuma, Construction complete. che è ancora meglio. Si frantuma e si frantuma in tanti piccoli. Nella partita che ho giocato io se ne è frantumato, mi pare, in quattro stati che non sono delle orde come erano precedenti, dei Science Division Marauder come report erano success. precedentemente. Non è più un'orda, come questo diventa degli stati normali, diciamo che si stabilizzano. E questo è, insomma, cambia parecchie cose. All'interno della politica, della geopolitica, soprattutto di questa zona. Adesso voglio vedere se vanno a prendere questi quattro pianeti, perché se vanno a prendere quei quattro pianeti mi fanno veramente un piacere enorme. Morto un governatore, se ne fa un altro. Era quello del settore, credo. Sì, infatti. Decisamente andiamo a prendere uno che costa poco, direi. Tanto quello del settore là in basso non è niente di interessante.
Science Division report success. Chi è morto adesso? Ship refitted. Intanto abbiamo guadagnato quello. Tachyon sensor. No, direi. Zero Point Reactor. E esatto, abbiamo oltretutto qualcuno. Speed più 5 mi sembra promettente. Ottima. Abbiamo da upgradare anche questa. Ship's refitted. Perfetto. E chi è morto? Oh mamma mia, ma stanno morendo come... veramente come... come mosche. Vediamo chi... decisamente questo. E li mandiamo... quasi quasi... Ah, sono già qua, perfetto. Sì, sì. Per ora rientrate. Siamo più 23. Andiamo a fare quelle due perché ci serviranno. E qua sta andando quello, perfetto. Potrei fare questi due qua. Che sono lontani dal fronte. Continuano ad essere equivalenti. Sì, continuano ad essere equivalenti. Ok. Tanto siamo ben passati gli 11.000 e abbiamo margine di manovra per aumentare. Abbiamo 32, ok. Quindi le possiamo mandare in realtà al massimo. Io farei così, esatto. E poi chiederei di... Perfetto. Queste non aumenteranno di tantissimo, non arrivano, almeno non al limite. E direi che è una buona cosa. Construction complete. Oltretutto qui, quando si frantumeranno, sarà terreno fertile per fare un po' di vassalli. Sicuramente. Construction complete. Cosa che non vedo l'ora di fare. È iniziato a prendere anche questa zona qua. Perfetto. Construction complete. E noi aumentiamo. Energy grid, complete. Energy nexus. Che è successo? Ok, perché non ce l'ho più? Ok, abbiamo bisogno di... Ah, ecco. Due di Unity, sì, perché voglio accelerare sulle Unity. Perfetto. Buono, abbiamo fatto anche quelle. Qua hanno preso anche questa zona. Siamo vicini, siamo a 3 anni. Partiremo secondo i miei piani, almeno, in questo modo. Tanto... Trade for Energy Credits, esatto. Do 50 di minerali per avere un bonus. Ottimo. Qua come mai? Effects. Quali effetti sono? Qua non siamo al massimo, vero? No, non lo siamo. Ci sono degli effetti che stanno abbassando di meno 40. Oh, sono scesi sotto. Fleet Power Inferior. Construction complete. Quasi pronti. Iniziamo a fare degli altri claim. Vediamo quali possiamo fare. Siamo arrivati lì sotto.
Proviamo a fare questi due. Perfetto. Ottimo. Omicron per 6? Sparito? Sì. Sì, se lo stanno prendendo loro. Non possiamo farlo. Niente. Dobbiamo per forza terminare il deal. Qua non capisco quegli effetti. Ah, perché è già applicato, non è applicato due volte. Ok, adesso capisco. Species le avevamo fatte tutte, vero? Ah, questo non l'avevamo fatto, però. New sit rep. Ok. Dovremmo farlo anche per l'altro. Sì, decisamente. Anche se sono 1000 di energia, voglio decisamente migliorare la felicità dei nostri dei nostri sudditi. Qua andrei in Pulse Thruster. Aumenterei la velocità delle nostre navi. Ok, questo dovrebbe essere probabilmente l'ultimo upgrade che dobbiamo fare, per un po' almeno. Non possiamo ancora però fare nessun attacco, vero? No, non possiamo. Fino al 92, quindi manca un anno più o meno. Ships refitted. Ottimo. Hanno preso anche Omicron per 6. Ah, cavolo, stanno andando a prendere Itara. Hanno 18.000 qua, Devo stare molto attenti a non venire invece investiti da loro. Perché quello è eventualmente il vero problema. Sapete che quasi quasi, invece di spostarlo a Yobox Mall, lo porterei qua in fase difensiva. E anche qua stiamo ormai confinando. Non durerà poi tantissimo, Cioè, ha un limite tutto questo. Non può continuare all'infinito. Skywatch is tracking a new enemy fleet. New species variant available. Ok, facciamo anche l'altra specie degli Spiren. Apply template. New sit rep. Perfetto. Allora, possiamo già dichiarare guerra? Credo che possiamo, vero? Allora, potremmo diventare... Potremmo diventare tributari dell'Orda, ma no, ovviamente. Infatti gli ho detto, vorrei discutere della resa. Oh, perfetto, diteci cosa vorrete darci in cambio per diventare i nostri tributari. No, la vostra resa. E invece, non possiamo ancora fare guerra, né? Manca poco, però. Eccolo qua. Mancano 2 mesi. Più o meno. Construction complete. Surprise. Oh, questa è stata una sorpresa. Questo deve essere un baco, però non è possibile. Praticamente, Gredissa si sono arresi, sono diventati tributari dell'Orda.
mi ha dato la vittoria per conquista. Ovviamente continuiamo, però non ci posso credere. Però questo vuol dire... Fatemi vedere un attimo. Adesso arriviamo fino a quando posso dichiarare guerra. Sembra di poterlo fare comunque. Quindi aspetta. Perché sono dei tributari, non sono dei vassalli, quindi non entrano. Esatto, satrapia. È una satrapia. Però sono comunque. Vediamo allora cosa succederà, perché adesso ovviamente questo diventa un po' più incasinato di quanto pensassi. La mia guerra di conquista non è potuta partire in tempo. Adesso loro ovviamente andranno qua e tenteranno di prendere la mia zona da questa parte. Loro hanno una flotta da 30.000, una flotta da 18.000. E considerando che noi abbiamo più o meno di 17.000, 27.000, quindi riusciamo al massimo in difesa a distruggere i Chosen of a Grand Khan, probabilmente, ma non se si aggiungono anche le altre flotte. Poi beh, qua se ne vedevano altre che sono vecchie, però non sappiamo se esistono ancora o meno. Molto, molto, molto disturbante. A questo punto direi di salvare e finire questa puntata e vedremo poi nella prossima cosa succederà. Statemi bene, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché altrimenti non varrebbero tutti i video. Ciao ciao!